Continuiamo il nostro viaggio gastronomico lungo la nostra amata Sicilia con una torta di giri e ricotta. Cosa saranno mai questi giri? Bene ragazzi, tutto molto semplice. I giri sono questi qua. Freschi freschi, appena lavati, sono delle bietoline, bietole, che da noi crescono selvatici in diversi campi della Sicilia, si trovano ovunque, hanno la particolarità di avere le costine piccoline, invece poi quelle con le coste più grosse anche da noi si chiamano coste. Perché si chiamano giri? Non lo so, so soltanto che questa verdura ha decine e decine di nomi diversi. Da noi nel Trapanese e nel Siracusano si chiamano giri. Poi, per esempio, nell'Agrigentino e nel Nisseno si chiamano zarchi, ecco, mi è venuto in mente. Quindi, insomma, noi li chiameremo giri, biete, come volete, sono delle verdure dolcissime, tenerissime. Vi confesso una mia debolezza, io non mangio la verdura amara. Ahimè, lo so, mi perdo un piacere della vita, quindi questa verdura qui per me è proprio la mia preferita. Per fare la torta di giri serviranno tre ingredienti. I giri, la ricotta, le uova e uno spicchietto d'aglio. Dai, sono 4, più l'olio 5, roba difficilissima. Ho messo a bollire questo pentolone che è grande quanto me per cuocere la verdura, ma il tempo che l'acqua arrivi in ebollizione io lo occupo utilizzando la ricotta e le uova. Cosa devo fare? Tutto molto semplice, sbatto le uova e le unisco insieme alla ricotta. Io ho la ricotta di pecora perché avevo una bella forma di ricotta, l'ho utilizzata per varie cose e quindi utilizzo questa per terminarla. Se voi volete usare la ricotta vaccina, liberissimi di farlo, mi raccomando. Uova. La torta di giri è praticamente una frittata, ma ci sarà un colpo di scena finale. Siccome è un colpo di scena, non ve lo svelo adesso, ve lo svelerò tra poco. L'acqua bolle, togliamo la base. Fiore di limone, gelsomini, che c'è nella mia terra se cammini. Saliamo l'acqua. Guardando chi sta gente, camarredi. Lasciamo in cottura e occupiamoci ancora delle uova. Sale e pepe. C'era un santo nero agli africani. Sono passati secoli alle facce. Adesso schiacciamo la ricotta aggiungendo un po' di pepe e poi assembliamo. E le aggiungiamo alle uova. Amalgamiamo. Le uova e la ricotta sono pronte. Adesso tiro giù i giri che sono già pronti e assembleremo la nostra torta di giri e ricotta. Prima di mettere le biete dentro le uova e la ricotta, le saltiamo in padella con un po' d'aglio, così sono super saporite. Tagliuzziamo i giri o biete. Li privo dell'acqua in eccesso, altrimenti appena metto nell'olio succede un patatrac. Eccomi qua. Ho cercato di limitare i danni, ma un pochino d'acqua ovviamente c'è sempre. Un paio di minuti, nel frattempo prendo il mio stampo a cerniera. Per evitare qualsiasi problema passo un po' d'olio, così siamo sereni.
trasferiamo tutto in una ciotola più grande in modo da mettere anche i giri. Mescoliamo bene. Pronti, trasferiamo tutto sullo stampo. Mi è venuta un'idea mentre stavo assemblando. Per dargli un tocco di gusto in più, prima di metterlo in forno, lo spolvero con del pecorino. Il forno è già caldo, 180 gradi, 20 minuti, modalità statica, da controllare sempre. Eccola qui, la mia torta di giri è ricotta. Questa è una ricetta che vi confesso faccio spessissimo, perché poco sforzo, massima resa, davvero. Poi è al forno, è vegetariana e quindi va bene per tutti. Mi faccio aiutare da una presina per aprire lo stampo perché è incandescente, l'ho appena sfornata. Stacco i bordi dallo stampo. Eccola. Ho spreso questo bellissimo piatto da portata perché volevo prendere la torta e poggiarla sopra, ma siccome è bollente ho deciso di fare un cambio in corsa, quindi ne taglierò una fetta e la servirò in questo bellissimo piattino. Eccola! Bene, vi accontenterete di una sola fetta, ma vi ho spiegato il motivo. Signore e signori, ecco a voi la mia torta di giri e ricotta. La Sicilia è a tavola!